Amici di Maria Caterini.it, siamo con Loretta Goggi, pronta per un'altra prova televisiva. In conferenza è stato detto che Sorelle parla della donna contemporanea, questo di donne contemporanee quantomeno, è stato ripetuto spesso. Quindi le volevo chiedere com'è la donna contemporanea? La donna contemporanea è una donna al passo con i tempi, che si assume delle responsabilità, che non risponde ai paletti messi dai ben pensanti, che gestisce la sua vita e l'ha imposta cercando al massimo di realizzare se stessa, e quindi la ricerca e la consapevolezza di sé, che è molto importante. E in questa fiction queste sorelle e questa madre sono assolutamente donne che vanno diritte per la loro strada. Questo non vuol dire camminare sui cadaveri delle persone, ma semplicemente con un obiettivo, quello di vivere la tua vita come meglio credi. E visto che lei ha ripetuto spesso, l'ho sentita dire, che adesso si sente libera rispetto al passato, mi viene in mente, lei adesso si sente più contemporanea rispetto a quanto non lo fosse prima? Ma diciamo che come donna matura ho preso in mano le redini della mia vita e la gestisco in prima persona. Prima sono stata gestita dalla mia famiglia, guidata da mio marito, adesso me la vedo con me stessa e quindi sono libera di decidere cosa fare di me. Senta, lei ha attraversato più di 50 anni di storia della televisione italiana, dagli sceneggiati... 56 per l'esattezza. Esattamente. passando dai vecchi sceneggiati in bianco e nero, per le parodie, le imitazioni, la giurata, poi adesso è ritornata anche come attrice di fiction. C'è qualcosa che non ha fatto ma che vorrebbe fare? Qualche storia che vorrebbe raccontare anche come attrice, non so. No, guardi, per la verità ho anche scritto due libri e mi è piaciuto farlo. In realtà io amo questa professione e non sono capace di fare niente altro. Mi piacerebbe poter dire fare la cuoca, ma non posso manco aspirare a questo, perché ho iniziato a fare questo mestiere che avevo 10 anni, come dicevamo, e quindi non so fare altro. Perciò interpretare tutto quello che è lontano da me mi fa molto piacere, perché mi continua a mettere alla prova, e più sono spaventata e più accetto. Quindi lei ha detto prima, show televisivi celebrativi no. Perché? Una mummia, no, certo. non sono un pezzo da museo, sono una persona che vive al momento con le sue capacità del momento e quindi potrebbe proporre delle cose del momento a partire da oggi. Ad esempio? Non lo so, no, non ho la più pallida idea, perché non ci ho mai pensato. C'è anche qualche altro progetto lavorativo in cantiere dopo Sorelle? No, io credo che mi prenderò il tempo di scegliere i ruoli, per quello che riguarda la recitazione, che più mi intrigheranno. Perché, ho detto forse a una sua collega, ma ho fatto 6 edizioni di Tale Quale, 3 fiction, 2 libri. Credo che se non voglio rischiare l'ictus e diventare Antonia anche nella vita normale, mi devo prendere un po' di tempo. C'è un erede di Loretta Goggi, secondo lei, attualmente nel panorama dello spettacolo italiano? Ma io spero di no, nel senso... No, adesso, diciamo di Loretta Goggi di oggi, no. Di Loretta Goggi di ieri ci sono 2 persone che mi piacciono tanto, e una è Virginia Raffaele. Mi piace moltissimo, naturalmente lei ha molta più libertà nel fare le imitazioni di quanta me ne potessi prendere io, perché noi non potevamo usare termini, insomma la televisione di un tempo era molto diversa. E Paola Cortellesi. Lei me la immaginavo, la Cortellesi. Eh sì, certo, perché cinema, teatro, televisione, canto, insomma, imitazioni.